Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Intanto grazie ad Alessandro per la situazione del Mondo d'Italia in questo spazio. E, insomma, io oggi volevo parlare, diciamo, condividere un lavoro magari un po' inusuale in cui mi sono imbattuto, magari può essere utile anche ad altri. Io ho pensato di cogliere l'occasione per condividere un lavoro che ho fatto qualche mese fa. E mi presento, intanto, mi chiamo Andrea Cetta. Per i molti che non mi conoscono, sono normale trading generalist, suppongo che tutti sappiate cosa sia. Io l'ho chiesto a lui, ormai sa tutto, gli ho chiesto al ChatGPT cosa è un trading generalist, ma dopo lo schifo. Tra l'altro, modellazione, prima di tutto dice Blender, quindi modellazione è quella cosa che si chiama Blender, ma gli ho detto quindi lo sono da molto poco, in realtà sono in questo mondo veramente da molto molto poco, infatti. Nella mia scaletta si può identificare un periodo che chiamo vita pre-Blender, fatto da cose totalmente diverse. Fino al 2019, 2020, l'evento per me rivoluzionario, scopro il corso base di Francesco Andresciani, un compagno virtuale di lockdown. E da lì mi butto a pesce su questo mondo, insomma, comincio a studiare, comincio a fare esperimenti, penso come tutti. E 2021 scopro anche l'associazione Blender Italia. 2022 fortunatamente la passione incomincia a diventare un lavoro, quindi comincio a entrare nei miei lavori. Contestualmente mi chiedono anche di fare delle lezioni, quindi ho cominciato anche a fare delle docenze, e quindi poche settimane fa l'associazione mi ha, diciamo, riconosciuto il titolo di formatore accreditato. E questo sono io. Vi faccio vedere se partono dei video, se non partono, basta. Comunque, volevo parlarvi delle animazioni anamorfiche. Per anamorfiche si intendono dei video che sono più o meno diventati un po' di moda, degli schermi curvi, se ne vedono magari negli Stati Uniti, in Cina, in Corea. Quindi sono quei video in cui magari c'è un'illusione ottica in cui sembra che un oggetto venga fuori dallo schermo, non so se nel video lo facevo vedere. E quindi, però, l'occasione di un evento, che io ho lavorato recentemente per una società House di gaming, partecipo a un evento a febbraio grande a Londra, hanno uno schermo gigantesco, insomma, da 5 metri per 4. No, lo schermo era all'interno di uno stand, quindi era uno schermo fatto all'interno dello stand, quindi quello all'interno della fiera aveva questo stand grosso, con uno schermo curvo. Propongo di usare questa tecnica qua. Ma lo sai fare? Mi dico, sì, come no. Ma infatti ho iniziato quel lavoro l'anno scorso, proprio in questi mesi, quindi ero qua l'anno scorso a chiedere a tutti, ma tu l'hai fatta questa cosa? E ho chiesto per un amico, nessuno mi ha risposto, quindi ho dovuto arrangiare. Tutto va avanti. Comunque, vado sia per già. Quindi questo tipo di video oggi volevo farvi vedere. E prevalentemente, insomma, ho identificato delle fasi. Prima di tutto bisogna prendere tutte le componenti riguardanti lo schermo, quindi la curvatura dello schermo, le misure, quanto è alto, cioè sostanzialmente è una realizzazione su misura del contesto, proprio perché si risolve da un unico punto di vista, quindi un'immagine distorta che da un punto di vista, da un gioco di prospettiva, quindi si risolve. Quindi, diciamo, identificare un punto di vista ideale. A questo punto si realizza una scena normalissima con qualche piccolo, diciamo, accorgimento. Poi c'è un'ultima, diciamo, fase in cui bisogna appunto rettificare l'immagine, quindi distorcerla. E poi a questo punto io ho scritto: sei uno schermo del 3x4 in grado di testare? No, testare più o meno. Cioè, nel senso che comunque lo schermo nel mio caso è stato allestito 2 giorni prima dell'evento. Quindi tu lavori magari un mese, 2 mesi, e poi non hai mai un riscontro vero e proprio fino alla fine. Devi un po' pregare che tutto vada a posto nella vita reale. Così è andata. Quindi, come vi facevo, purtroppo il video è in parte, credo. Quindi, lo faccio vedere, io ho riprodotto lo spazio in Blender con lo schermo. Ho messo una telecamera per rendermi conto di dove si può trovare lo spettatore, se ad esempio ho degli ostacoli, quindi ho riprodotto pure gli altri stand per capire se potrebbero impallare, diciamo, la vista visuale. E alla fine di questa fase io mi tiro fuori una telecamera che è appunto il punto di vista da cui si realizza l'animazione, e quindi una telecamera con la posizione, l'angolo,
e lo schermo, quindi queste due cose in questa fase. Successivamente questi due elementi li ho, per comodità, li ho esportati in un altro ambiente, quindi la telecamera e lo schermo. Si fa un render normalissimo, l'unica cosa, come vi dicevo, è intanto la telecamera fissa, salta tutto, e tutti gli oggetti 3D che andate a mettere, quindi potete giocare con la prospettiva, far uscire, venire fuori degli oggetti, l'importante è che tutto rimanga nella silhouette dello schermo. Quindi mi sono fatto una banalissima maschera visuale, insomma, per rendermi conto che tutto si trova a sedere all'interno. Perché tutto ciò che viene fuori dallo spazio verde poi viene groppato quando andate a rettificare l'immagine. E il risultato è questa bella foto, insomma. E quindi realizzo un'animazione normalissima, rendendomi conto di come si vedrà nello schermo U. A questo punto, come vi dicevo, avviene la distorsione, che capirsi da lì, cioè da questo risultato si passa a questo, l'immagine si deforma, in questo caso si deforma poco perché la curvatura dello schermo era abbastanza modesta, quindi la distorsione è abbastanza modesta, quindi anche questa tecnica non l'abbiamo sfruttata appieno, però lei si è fatto per la prima volta, che ho fatto una cosa un po' così. E onestamente questo si può fare, quindi per rettificare l'immagine lo puoi pure fare in qualsiasi software di post-produzione, lo puoi fare in After Effects, lo puoi fare in DaVinci. Io l'ho gestito sempre in Blender, nel senso che ho usato un modificatore UbiProject, che è tipo il Project From View, chi non lo conoscesse, no? Semplicemente tu decidi quel punto di vista. Il punto di vista era ovviamente la telecamera, questo mi ha dato delle UbiMap collimanti perfettamente con la superficie dello schermo. Poi questo schermo l'ho duplicato e l'ho stilato, l'ho riportato a un piano bidimensionale con una seconda telecamera ortografica, ho fatto un secondo render velocissimo, che è semplicemente un render di una sequenza di immagini, no? Quindi l'ho fatto tutto in Blender, anche questa ultima fase. E testare più o meno, nel senso che poi ho riciclato l'ambiente che avevo usato inizialmente per fare il primo studio dell'ambiente, l'ho riciclato per proiettare il video distorto, però per rendermi conto se da quel punto di vista la distorsione viene compensata, quindi sempre in questo ambiente virtuale ho potuto fare il massimo del testing possibile, il video vero dell'evento lì a Londra, quindi con la fiera e lo schermo. È online il video? Sì, diciamo che allora, in generale io in questa casa ero l'unico degli artist nel marketing, quindi tutto ciò che toccasse in qualche modo un 3D, sempre riguardo il marketing, quindi io pigliavo gli asset dalla produzione, in qualche modo ne tiravo fuori trailer o eventi. È stato l'unico, insomma io me la canto e me la suono, quindi ho avuto la fortuna di poter insomma, strutturare il 99% delle mie cose in Blender, perché insomma. Avevo questa libertà, ho potuto fare tante cose, appunto questi video qua ne ho fatti 7, alcuni un po' più realistici, alcuni li ho fatti, ovviamente ognuno doveva un po' combaciare con lo stile grafico del gioco, non sono tutti giochi 3D, quindi alcuni erano giochi 2D, questa cosa l'ho fatto uguale, però l'ho fatto con un 2,5D, ho fatto tutto con Blender, quindi diciamo la versatilità di avere nello stesso strumento la coltivazione dell'ambiente, tutte le fasi, non è poca cosa. Insomma, grazie a tutti, per un gusto. Ok, allora, quanto